con il quarto d'ora accademico siamo in perfetto orario e cominciamo. Io sono Fabio Dei, sono il presidente della Società Storica della Valdelsa e ringrazio prima di tutto il comune di Certaldo, l'assessore che ci ha promesso anche forse più tardi una sua visita, un saluto. E, allora iniziamo questo incontro che è dedicato alla presentazione del numero 335, il numero 2 del 2018 della Miscellanea Storica della Valdelsa. Come sapete è ormai da oltre un secolo il bollettino, l'organo, la rivista di questa associazione di studi di carattere storico, storico-artistico sul nostro territorio. Il direttore scientifico della collana, il professor Noro Cammarosano, che credo conoscete tutti e che svolgerà questa presentazione soffermandosi sui vari contributi che questo volume propone. La miscellanea è appunto tale, cioè propone in ogni numero interventi di carattere diverso su diversi periodi storici, su diverse aspetti della vita culturale, sociale, artistica del nostro territorio. E, come tutte le riviste scientifiche, o quasi tutte, è un pochino in ritardo sui tempi. Questo è il numero 2 del 2018, siamo nel 2019, quindi stiamo cercando di rimetterci faticosamente in pari con i tempi. E, bene, io non dico altro per il momento. Sentirete dal professor Cammarosano quali sono le tematiche che coinvolgono, tra l'altro, Certaldo in modo particolare. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo pensato di organizzare qui questa presentazione del numero, e avremo poi, dopo, credo, ampio spazio per una discussione tutto campo su queste varie tematiche. Prego. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, signore e signori, grazie anche io per il Certaldo e per questa ospitalità. E io cercherò di essere breve, voglio dire, il numero che devo presentarvi è un numero molto ricco, pieno di cose, anche su temi svariati, di ambiti svariati. Io vorrei farmi la vita facile e limitarmi a leggere le due pagine di presentazione di editoriale che ho fatto per questo fascicolo, perché da un po' di tempo abbiamo, c'è stata l'usanza per cui il direttore a un numero fa precedere un editoriale. Io però non mi farò la vita facile e cercherò con parole nuove di dire qualcosa su tutto il numero, anche se vi ripeto, il numero è molto corposo. Io mi do 30 minuti ci vogliono. E va bene, per parlare un po' di tutto, per ricordare innanzitutto che io ho seguito nella serie, diciamo, nella filosofia, per così dire, no, della linea della rivista, nel senso che la rivista è imperniata decisamente sulla Valdelsa, copre tutto un arco cronologico vasto, che va, diciamo, dall'età più antiche al contemporaneo, e si occupa anche, affronta tematiche molto diverse, di storia in generale, di storia dell'arte, di archeologia, di temi di carattere, diciamo, antropologico, di questioni strettamente contemporanee, a volte molto contemporanee, assolutamente dei nostri tempi, e così via. Si apre questo numero con un lungo saggio, si sente bene? Sì. Okay. Si apre il numero con un lungo saggio di Romanello Cantini dedicato a Santa Verdiana. È un saggio, a mio sommesso giudizio, esemplare, perché di questa santa ripercorre con grande completezza questa lunga vicenda che, per anticipare subito, parte da queste origini umili di pastorella servitrice fino ai trionfi di età moderna in cui diventa, no, una santa della quale si appropriano
i medici e altre famiglie importanti. Questo lungo percorso è seguito da Romanello Cantini con estrema attenzione filologica e critica. Si sa che di questa santa esistono delle leggende tardive, vale a dire scritte 2-4 secoli dopo la morte di questa persona, scritte una sempre da uomo di chiesa, una da un monaco vallombrosano e una da un domenicano. E, ripeto, una di metà 300 e una è del 1000, verso il 1432. Quindi sono due leggende redatte molto tardi, la Verdiana era morta da tanto tempo, e naturalmente si tratta sempre di vedere come queste leggende siano ancorate di volta in volta ai momenti della vita della santa, la quale ha attraversato una serie di periodi storici più o meno variamente documentati. Vale a dire, questi testi tardivi recuperano tutta una sequenza di testimonianze orali, le quali però sono suscettibili di una verifica, nel senso che sono tutte riconducibili a delle vicende storiche, queste in realtà molto ben documentate, che si tratti della prima affermazione comunale di Castel Fiorentino, che si tratti dei conflitti fra diciamo, ente politico e autorità religiosa in quest'epoca, che si tratti della diffidenza che i vertici religiosi, a cominciare dalla sede apostolica, ma poi via via i vari diocesani, la diffidenza che avevano nei confronti di queste esperienze di santità femminile, di ascetismo femminile, non sempre inquadrabili velocemente negli ordinamenti religiosi costituiti. Questo è un tema noto, conosciuto, e in questo tema la storia della Verdiana si inserisce pienamente. Allora, il cliché, perché un po' è un cliché della vicenda di Santa Verdiana, comincia con questo umile inizio di pastorella, evoluta poi verso forme di servitù domestica presso famiglie più o meno importanti, evoluta ancora verso una scelta a questo punto anche organizzata di vita ascetica, quella delle recluse, tema che da un po' di tempo è in voga, sulla quale sono in corso numerose ricerche, financo, convegni, e infine sempre più marcata nel senso di un suo patronato municipale cittadino. Cioè la Verdiana diventa a un certo momento, diciamo, la santa di Castelfiorentino. Il processo verso la sua santificazione è analogo a quello di numerose altre donne. Verdiana è in realtà una delle prime, una delle più precoci rispetto anche ad altre, a questa evoluzione. La sua evoluzione comincia, diciamo, agli inizi del 200, per dire. Sono ovviamente molto dubitose alcune cose che la leggenda ha inserito, l'incontro con San Francesco, San Domenico. Questo è un po' un cliché la cui verificabilità storica, come Romanello Cantini ben spiega, è dubitevole. Quello sul quale invece non si può dubitare è dell'inserimento in questo clima di queste nuove religioni tra fine del XII secolo e inizio del 200, nel quale la Verdiana si inserisce. E anche alcune cose che a prima vista uno direbbe siano stereotipi, fantasie, no? In realtà sono ben documentabili o comunque assolutamente persuasive. La pastorella. La pastorella, sapete, è un mito agiografico che ricorre, no, fino alle più famose, no, dei tempi moderni, pastorelle, ma in realtà affonda le sue radici
in una realtà sociale che noi conosciamo bene. Nel Medioevo, nella tarda antichità e in tutto l'Alto Medioevo, il lavoro femminile, le donne, cominciamo a dire, lavoravano come gli uomini, né più né meno, in tutti gli aspetti, in tutti i campi della vita produttiva. Lavoravano come gli uomini e naturalmente in periodi in cui l'attività principale era l'attività agricola, lavoravano lì. E uno dei loro compiti principali era appunto sorvegliare le pecorelle. Questo lo sappiamo da miliardi di fonti. Quindi non è uno stereotipo, capite, campagnare, è una realtà fattuale. Come è una realtà fattuale il momento di tensione fra queste esperienze religiose individuali, soprattutto se femminili, e la Chiesa, diciamo, la sede apostolica e le sue diramazioni locali di autorità. Ecco, questo anche è un aspetto ben conosciuto. Come è ben conosciuta, infine, la successiva accettazione da parte dell'ordine ecclesiastico costituito, la quale ha come mediazione in Castel Fiorentino una figura importante di vescovo, che è il vescovo Ardingo, figura ben conosciuta, con la quale dunque ancora una volta la vicenda di Verdiana si innesta su una fase storica con nomi, cognomi, date, situazioni, che queste sono ben determinate. E Romanello Cantini dipinge con una appassionata maestria, direi, e questo momento di tensione fra l'ascetismo, no, penitenzialismo femminile e l'ordine ecclesiastico costituito attraverso le sue varianti. È ovvio che, cioè no, è normale, il percorso verso la santità è un percorso che comincia con una santità popolare, questo è normale. Inizialmente, soprattutto nelle vicende di santità femminile, soprattutto in loro, no? All'inizio è la popolazione locale che vede in questa persona anzitutto un difensore. Verdiana non solo difende la comunità verso altre potenze, la difende anche a volte contro la natura, qui gioca tutto il suo rapporto con la natura, con le acque, questa vicenda così interessante dei serpenti che diventano l'emblema di Santa Verdiana, emblema ciclico, da una parte i serpenti continuano a essere bestie demoniache e mostruose, dall'altra parte lei li protegge, li alleva, li accarezza, c'è tutto su questo una vicenda che poi ha il suo sviluppo nella iconografia. Romanello Cantini ha esaminato attentamente tutta l'iconografia della santa, questo rapporto con i serpenti, e ha descritto bene questo processo da quella che vi chiama giustamente una canonizzazione collettiva, cioè la popolazione che viene la santa, e poi molto tardi si arriverà a una canonizzazione ufficiale e al rango, diciamo, e all'inserimento di Verdiana nel novero delle sante donne. Questa, sapete bene, era una vicenda generale. Caterina di Siena era oggetto di un culto popolare prestissimo, perché venisse ufficialmente analizzata ci vollero un po' di secoli. Alcune situazioni sono state diverse, San Bernardino è stato analizzato in 448, va bene, ogni epoca aveva, capito? Santa Rosa di Viterbo, per di nuovo santa famosa, ha avuto anche lei all'inizio una, quello che Romanello chiamerebbe giustamente canonizzazione spontanea, popolare, e poi è arrivato il momento in cui la sede apostolica l'ha riconosciuta nel nome dei santi. Non tutte gli esempi di santità femminile hanno seguito questo percorso, va bene, ma questo è così. Allora, in questo percorso c'è un'evoluzione che va dalla piccola guardiana di pecore alla protettrice della sua comunità, cioè Castel Fiorentino, fino poi, quando si arriva all'età moderna,
nel momento in cui questo culto era radicato, diffuso e la comunità veniva ad essere inserita in un assetto politico superiore, i notabili di questo assetto politico superiore, le elite cittadine, le elite aristocratiche, l'hanno lentamente fatta propria, istituendo cappelle e creando un culto aristocratico intorno a questa persona. Il che ovviamente non ha tolto che in parallelo proseguisse una devozione popolare espressa poi in processioni, riti a volte anche tumultuosi e così. Avrei moltissime altre cose da dire su questo saggio di Emanuele Cantini, che per mio giudizio è un saggio esemplare, cioè può essere condotto, diciamo, come modello di tutta una serie di vicende di santità che in questi ultimi tempi hanno avuto così molto successo. Io però devo chiudere, non senza dire che anche Verdiana, ovviamente come santa, era necessario che le fossero scritti dei miracoli. Ora capite, il tipo di miracolo è sempre caratteristico di un ambiente e di una situazione, no? Nell'alto medioevo il miracolo di una certa santa è di far ritrovare al contadino, no, il falcetto caduto nell'acqua, a lui era rimasto solo il manico, il santo gli fa, cioè capite, è come miracoli umili, capite? Adesso per scherzare un po', sarebbe come se oggi, no, due persone anziane si rivolgono a un santo perché non riescono a vedere un canale di televisione. Lui interviene e lo fa vedere, per dirvi. Ma tornando alla nostra epoca, Verdiana fa alcuni miracoli di questo tipo, diciamo così, modesto, scusate lo scherzo, un po' raccontando, me lo permetto, e ad esempio, questo è particolarmente interessante, nei confronti di una persona pesantemente indebitata, altera i libri contabili, no? Fa vedere che in realtà alcuni debiti non ce li aveva più, erano già stati pagati, e lo rimette in sella. Poi però, come da copione, risistema il tutto quanto e c'è comunque un happy end su tutto il fronte. Avrei tantissime cose da dire, ma insomma non le dico, perché secondo me io sono già non a metà, ma quasi a metà del mio discorso, e devo parlare degli altri saggi che sono contenuti in questo fascicolo. Il saggio che segue, io seguirò l'ordine in cui i saggi sono pubblicati. Avrei voluto farveli percorrere in ordine cronologico del periodo a cui si riferisco, ma non lo faccio, seguo pubblicamente, se volete, l'ordine in cui sono. E c'è un secondo saggio di Maria Chiara Berlini che si intitola, che il suo centro, diciamo, si è Certaldo. La rivista cerca sempre di contemporare tutti i vari luoghi della grandezza. Naturalmente non è, questo l'ho già detto altre volte, non è che in ogni numero della rivista, no, possiamo parlare sempre di Montaglione, di Gambassi, di Colle, San Gimignano e degli altri 20, delle altre 20 cittadine che hanno fatto la storia di questa regione. Comunque, veniamo da Castel Fiorentino, Santa Verdiana, e a Certaldo, che è il quadro del saggio della Merlini. È un saggio di tutt'altra natura, è un saggio di essenzialmente una ricerca topografica, no, ma non soltanto, di topografia e di istituzioni, imperniata su una canonica di Certaldo, una canonica nota a un certo punto come canonica vecchia, perché contrapposta, perché parallela a un'altra canonica, sono due intitolazioni differenti. Ecco, di questa canonica vecchia, la Merlini ricostruisce le vicende attraverso, da una parte, una serie di apporti documentari, nuovi e interessanti, va detto. Cioè sono dei fondi archivistici che non erano stati percorsi e che la Merlini ha percorso. E dall'altra parte su delle evidenze di carattere topografico, anche archeologico, e moltissimo di carattere cartografico. Cioè c'è tutta una serie di mappe di varia natura, padronali, pubbliche,
eccetera, del 6, 7, 800, alle quali la Lerlini ricorre per identificare bene l'ubicazione di questa vecchia canonica. In questo c'è, diciamo, una specie di dialogo a distanza con un altro, scusate, saggi che sono contenuti in questo numero, adesso invece saltano, non seguo il percorso, ma per connessione c'è il saggio di Lorello De Righi sugli scavi del cosiddetto Poggio del Boccaccio, e questa località, questa localizzazione si incrocia con molti dati di cui parla la Merlini. C'è un discorso interno tra i saggi che ricorre anche in maniera un po' diversa in un'altra circostanza di cui vi dirò fra un momento. Nel saggio della Merlini, a questo saggio sono annesse due edizioni di documenti che hanno un riferimento più o meno diretto alla canonica e che sono molto interessanti. Uno è un documento dell'anno 1171 dove c'è una definizione di una causa fra l'abbadia a Elmi e una di queste due canoniche, ricercato per una questione relativa a mulini. Dunque, un documento molto interessante perché è una delle prime attestazioni scritte dell'attività molitoria, che certamente era nata da tempo, ma che tardivamente ha le sue testimonianze, e questo. E poi, capite, 1171 vuol dire sono gli anni in cui Federico Barbarossa riconosce, no, a Certaldo, questo. Ecco, quindi il Santo, allora, appendice documentaria. Questo dell'appendice documentaria non è prerogativa del solo saggio della Merlini, parlerò subito di un altro che è anche un'annessione, un annesso documentario. Ovviamente la rivista può ospitare e ospita volentieri edizioni documenti, non può farlo su pagine e pagine, però è importante che queste ci siano. Questo aprirebbe un problema che non c'entra qui, vuole dire quale misura non la rivista ma la biblioteca della rivista possa accogliere o non accogliere edizioni documenti, perché a volte vengono proposte, suggerite. La mia opinione è che si possa ampiamente accogliere la biblioteca edizioni documenti purché siano accompagnate da una illustrazione storica complessiva e non siano nello stile, capite, edizioni documenti, e chi vuol capire capisca, che a volte succede nell'edizione documentaria. Ma questa è una parentesi della quale potrò fare anche a meno. Non posso fare a meno invece di parlare del saggio di Franco Ciappi e Silvanoni su un bicchieraio di Gambassi, se non vado errato, e questa ricerca che ha un nome da romanzo cavalleresco, Lancillotto, Lancillotto di Marruccio da Gambassi ha nel 1469, mi sembra, avuto l'offerta di importare l'arte, diciamo, del bicchiere, dunque del vetro, a Urbino. La richiesta è stata fatta da una donna che ha un nome di uomo, Battista, ma è una donna, che era la moglie di Federico da Montefeltro. Quindi siamo nel glorioso 400. Questa signora che gestiva, no, anche la vita economica, no, non di Urbino ma di Cagli, no? Siamo in questa regione qua, invita il Lancillotto, conoscendo la sua perizia nell'arte letteraria, a istituire una bottega di vetro a Cagli. E ci è rimasto, e viene pubblicato da Silvano Mori e Franco Ciappi, questo documento che è molto interessante, sono delle clausole secondo le quali il Lancillotto, no, farà la sua opera in Cagli
e sono in gran parte le tipiche clausole di questi rapporti, vale a dire il tipo, l'ancillotto, chiede l'esclusiva, il monopolio, solo lui può fare l'arte del vetro in questa cittadina. Inoltre c'è un divieto di importazione, no? Di vetro in generale, si fa eccezione per il cristallo, è interessante perché una delle, non delle prime, ma comunque una abbastanza precoce attestazione dell'arte del cristallo, che anche sta conoscendo alcune sue fortune. E esistono poi tutta una serie di altre clausole sempre molto interessanti, tutti i contratti fra maestri artigiani e autorità politiche di vario tipo, anche banchieri e altri, però sono soprattutto i rapporti con le autorità politiche, sono sempre molto interessanti. E la cosa poi, questo rapporto non sembra avere avuto seguito, non sappiamo molto dopo, non sappiamo come andranno le cose, comunque già di per sé anche come dire fotografato in questo momento è un testo molto interessante. Testo, cioè il documento e il saggio sono, diciamo così, una specie di antipasto del libro che Silvano Mori e Franco Ciappi offriranno alla società dell'Aldezza e pubblicheranno nella sua biblioteca che sta andando avanti sereccamente, è appena uscito il volume di Barbara Gelli su Francesco Ringhieri, politico e diplomatico senese del 400, che ha molti legami con Casole, che è un bellissimo libro sulla storia della diplomazia nel 400, come nel 400, in realtà tra 400 e 500, più 500 e 400, sarà il libro che Franco Ciappi e Silvano Mori, questa volta decidi in ordine alfabetico, va bene, non ti sentivo, si preparano su quest'altra figura, questo bicchieraio di, anche lui di Hamas in realtà, del quale hanno ricostruito con un'ansia filologica, devo dire che è un pauroso lavoro di ricerca delle fonti, a volte posso dirlo, mi chiedevano, dicevano avrebbero avuto bisogno di altro tempo, altre fonti, dicevano no, basta, chiudete, ne uscirà un volume molto corposo su questa figura importante di questo bicchieraio, Beccuccio, era il suo soprannome, il quale ha creato un'industria importante vuol dire con i concili di affari nell'ordine di alcune migliaia di fiorini, non tantissimo ma neanche poco, no? E che si riesce a seguire attraverso una sequenza genealogica che parte da abbastanza lontano e va avanti fino in piena età moderna ed oltre. Io secondo me ho ancora 5 minuti, pochissimo, per dire di altri saggi molto interessanti che sono in questi libri. Facendo un balzo in età contemporanea, Martina Dani ha dato un contributo sulle migrazioni contadine dalle Marche in Valdelsa, da alcuni luoghi delle Marche, soprattutto Ripatransone nella Valdelsa. E questa migrazione seguita diciamo dagli anni 50 fino a momenti molto recenti, Martina Dani ha anche fornito un quadro dell'evoluzione demografica sia delle comunità valdelsane alle quali hanno affluito queste persone, sia ovviamente della provenienza, cioè della dinamica demografica, in particolare di Ripatransone e poi anche delle altre cittadine marchigiane. Questo saggio sulla immigrazione dei mezzadri è molto interessante, anzitutto sarò banale perché il tema mezzadria è un tema centrale sia per la Marca sia per la Valdezza. E poi un saggio interessante per il metodo, perché è un saggio fondamentalmente di storia orale, vale a dire è fondato oltre che ovviamente su alcune serie statistiche che sono ovviamente di ben altra, di altra provenienza, è fondato su una serie di interviste e memorie delle persone che dalle Marche sono venute a lavorare in Valdelsa, dove sembra che abbiano trovato una situazione
molto più favorevole, molto migliore, molto più aperta a quel momento, no? Di ricerca di cose migliori che la norma che ha fatto andare avanti, che fa andare avanti, che la gente pensi, l'umanità, la ricerca di cose migliori, di un po' di pace e di un po' di lavoro. Il titolo è Marchigiano di Valdezza, Emigrazione e Radicamento di Famiglie, Mazzarrilli, ovviamente Mazzarria è famiglia, saluto, e continua il titolo Nella crisi rurale del secondo dopoguerra. Cioè questi marchigiani vengono da una situazione di sofferenza rispetto alla quale cercano situazioni migliori. La metodica della storia rurale è un buon mezzo secolo in qua al centro delle discussioni degli studiosi di storia. Ci sono ormai chilometri di libri sulla metodica della storia rurale, come si fa, come non si fa, si usa il registratore, non si usa, eccetera. Io non ne so molto, la persona, mio amico Franco, ne sa moltissimo e ne vorrà parlare meglio, magari nella discussione. La storia rurale, certo, è ovvio, bisogna sempre fare uno schermo, no? Avete presente tutti gli importanti libri sulla guerra partigiana, sul fascismo, sull'antifascismo, affidate a memorie di persone, no? Che a volte dipingono le parti in causa in maniera variegata, come sempre succede, e così anche in questi saggi ci sono alcuni nei quali si parla di un padrone dei mezzari buono, comunque rispettoso, e altri invece che lo dipingono a tinte più scure, come questa persona che dice che quando era piccolo aveva allevato una gazza e la chiamavo e stava lì. Arriva il padrone e dice: questa la porto alla mia nipote. Il mio babbo, poverini, quello che diceva il padrone doveva fare. Quindi il bambino perde, non so, la mia, perde la gazza e dice: io ho pianto una settimana. Ora ovviamente se queste testimonianze, no? Noi faremo sempre, no? Come del resto lo facciamo sulle sante del passato, dovremo sempre fare un lavoro critico. E allora io non parlo più di questa cosa, se non per una cosa un po' curiosa, di questo passaggio Marche Valdezza, che abbiamo appena veduto nel lavoro di Ciappi e More, su questo valdezzano che viene chiamato le Marche, e adesso c'è questa inversione. Ovviamente non c'è nessun rapporto fra i due fatti, però diciamo è una cosa carina, perché in realtà, anche se non c'è nessun rapporto, però sono ambedue in fasi diverse, in momenti diversi, in seri diversi, espressione di quel fenomeno cruciale nella storia del nostro paese, che sono i movimenti interni, le migrazioni interne da un mare all'altra d'Italia. Ecco, l'Italia è fatta di questo, e chi non capisce questo non va all'inferno, insomma. No, scusate, allora mi resta da dire velocissimamente, ma non voglio lasciare fuori, avevo già accennato al saggio di Lorello Alderighi sullo scavo del Borgia e Boccaccio, dirò ancora una cosa su un saggio del nostro giovane collaboratore Jacopo Paganelli, che è uno studioso che sta studiando a fondo, ha pubblicato sulla società volterrana, che negli archivi volterrani contigui ha trovato documenti interessanti per questa bolla in favore dei domenicani di San Gimignano, quindi anche San Gimignano presente nella rivista, che è interessante perché è una bolla di metà 300, quindi in una fase critica, che fa riferimento alle imposizioni urbanistiche che ha fatto Firenze, che ormai era signora, San Gimignano, imponendo spostamenti di edifici e imponendo in particolare, per quanto riguarda il San Domenico, l'acquisizione di certi terreni e così via. Non posso entrare nel merito, anche qui abbiamo un esemplare edizione documentaria, questo è un saggio breve, questo del Jacopo Paganelli, come altre cose questo nostro collaboratore ci ha offerto e ci offrirà, perché devo dirvi
che il numero 336, cioè il successivo a questo, è sostanzialmente pronto. Vi farei volentieri dell'anticipazione, ma non me le faccio. Vi do semplicemente un numero che contemplerà nuovamente tutte le cittadine importanti, no? O almeno moltissime delle sedi importanti della Valdezza, contemplerà questioni relative al storia d'arte, alla storia senza aggettivi e ai documenti notarili, ai documenti legislativi e anche a fatti che riguardano l'ultima guerra, cioè la situazione di sfollati, le sofferenze della popolazione civile sotto i bombardamenti. E come sempre questi saggi sono utili anche per la bibliografia. Il saggio che Giovanni Parlavecchia dedicherà a queste cose ha una bibliografia sulle vittime civili di bombardamenti nel secondo conflitto, che è una bibliografia di tutto rispetto. In altre parole, questi autori della rivista sono, a mio modesto giudizio, non dovrei dirlo perché sono il direttore, non posso dire male di questi saggi, va bene, però sono anche una persona onesta, quindi dico bene solo se sono convinto di questo, e di questo sono convinti. Diciamo anche che siamo ancora un po' deboli sul terreno recensioni, vale a dire, non riusciamo sempre nel numero a mettere un granello di recensioni, anche perché non siamo bravi come era il caro Sergio Censini, che era un formidabile recensore, cioè in poche righe parlava di tutto, di cosa usciva. Questa è una capacità che ancora un po' ci manca. Comunque, una recensione c'è, è una recensione fatta dall'Elisa Voltrini a un libro del Cecchi che riguarda l'assedio di Firenze del 1529-1530. Poi abbiamo una serie di rubriche, di teatro, eccetera. Però io ho sforato 5 minuti, chiedo scusa e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie. Grazie al professor Cammarosano anche per questa capacità, come avete sentito, di spaziare fra temi e periodi storici molto diversi. Per questo, questa è una cosa che cerchiamo sempre di fare con questa rivista: riservare spazi alle varie aree della Valdezza e ai diversi periodi storici. Ogni tanto ci sono dei fascicoli monografici, ma per la maggior parte dei numeri trovate articoli che possono appunto soddisfare interessi diversi in questo senso. Ecco, ci sono in sala alcuni, almeno degli autori degli articoli che sono stati ricordati. Io non li conosco personalmente tutti, ma insomma vi invito volentieri a intervenire, così come invito il resto del pubblico a fare domande, osservazioni sulle tematiche che sono state portate. Prego. Vabbè, ma non interrompiamo, diciamo, vediamo chi vuole intervenire, magari con delle domande ancora prima degli interventi degli autori. Visto che ci sono tanti cettaldesi, allora, cettaldesi, cominciate a porre delle domande. Sì, d'accordo, però è bello parlare di quello che uno scrive se c'è anche una domanda, no? Piuttosto che iniziare, cioè, sembra quasi un voler raccontarsi. Io preferisco sempre le domande. A me piacerebbe sapere qualcosa di più del saggio che ha scritto Maria Chiara Merlini su Canonica. Qualcosa di più in che senso? Come ho trovato questa canonica? Sì, con l'occasione, ovviamente io ho fatto tutti gli autori, perché
ciascuno ha detto qualche cosa, quindi gli autori sono caldamente invitati a integrare, a precisare, anche a dire se ha detto sciocchezza, ma soprattutto a integrare e a chiarire, questo sia. Allora, l'ho trovata per caso. No, l'ho trovata perché cioè, in realtà stavo cercando di documentarmi sulla Pieve di San Lazzaro a Locarno e ho capito dove potevo andare a trovare una buona parte della documentazione di San Lazzaro quando ho scoperto che c'era il fondo Gian Figliazzi conservato nell'archivio dei Bonomini di San Martino e sono riuscita a mettere le mani su quei documenti e scorrendo le carte riguardanti la Pieve mi sono imbattuta in una trascrizione seicentesca di quel lodo, quel documento del 1226 di cui poi ho trovato una pergamena, che è una pergamena però trascritta alla fine del 1300. E in quella, leggendo con grandissima difficoltà, perché all'inizio avevo solo la trascrizione seicentesca, ho cercato appunto di capire di che cosa si stava diciamo, disputando. Ed era una rivendicazione di diritti che la Pieve di San Lazzaro, il Pievano, Lucio, faceva nei confronti del priore della canonica di San Michele di Certaldo. E fra le varie rivendicazioni tutta una serie appunto di decime e si venivano a stabilire anche a definire nuovamente i confini diciamo di quel territorio su cui la canonica di San Michele aveva i suoi diciamo aveva diritto di decima, evidentemente si era ritagliata questo spazio andandolo a prendere alla Pieve di San Lazzaro, forse in un momento in cui faceva anche comodo alla Pieve di San Lazzaro perché non aveva magari in questa zona di si occuparsi della cura d'anime. Nella diciamo citazione dei luoghi nei quali il priore di San Michele di Certaldo doveva consegnare tutta una serie di appunto decime consistenti in derrate alimentari, quindi orzo, miglio, fave, lui indica, cioè si indica, l'arbitro dice allora tu priore devi consegnare queste derrate o in Certaldo o presso la canonica vecchia. Al che ho detto come? Qui si sta parlando di canonica di San Michele, quindi si parla di una canonica vecchia, diamine. Qui di canonica non ce n'era una, ce ne sono due, cioè ne erano due. E lì mi sono ricordata di quel bello studio di Domenico Tordi, dove Domenico Tordi pubblicava le memorie di un agostiniano, questo padre Andrea Righi, che alla fine del 1600 era stato priore della canonica di San Michele, che noi ora conosciamo Santi Jacopo e Filippo, ma è la canonica di San Michele, Sant'Angelo per la precisione. E appunto trascrivendo quelle memorie di fine 600, padre Arrighi, che aveva avuto modo di attingere alla documentazione antica che ancora si conservava su nella canonica, parlava della canonica vecchia di Sant'Andrea e diceva anche dov'era. Un miglio fuori di Certaldo, lungo la strada per Pisa, un poco a Marritta. Al che insomma, ho iniziato a consultare altri documenti, appunto grazie soprattutto a una pianta del 1620 che ho ritrovato nell'archivio di Stato, nel fondo Corporazioni Soppresse, Convento di Santo Spirito, perché badate bene dal 1401 fino alla soppressione 1780 e qualcosa, la canonica sua è stata retta dagli agostiniani, quindi una parte di documentazione sulla canonica di Certaldo anche là dentro, cioè ho capito dove diamine era questa canonica vecchia, cioè ho avuto la conferma, perché ho trovato la pianta del podere, della canonica, con tanto di canonica. Se voi prendete il fascicolo vedete che c'è questa foto
in cui si vede il potere di canonica, la nostra canonica, praticamente c'era ancora la chiesetta, staccato a quello che all'epoca era la fattoria, e, ma mi ha impressionato la descrizione, 13 magazzini per le piane, 4 buche da grano, diamine, ma quanta roba ci stoccavano là dentro? Parecchia. E l'ho capito poche settimane fa, perché un documento del 1650, sempre del convento di Santo Spirito di Firenze, mi dice che gli agostiniani di Santo Spirito avevano quasi tutti i loro possessi dove? A Certaldo. Quindi canonica era, come la chiama quel documento del 1650, la grancia principale di Santo Spirito. Una parte di quella chiesa dove ha lavorato Brunelleschi è stata realizzata con i proventi derivati dalle derrate che venivano prodotte in questi poteri. Cioè, questo però, ecco, non c'è in quel saggio perché l'ho trovato adesso, poche settimane fa. Brava. Me lo darò un po'. Bravo. Grazie. Ci sono altre domande? Prima ancora, sì, nella chiesa che il pubblico meriti domande, questioni, approcci, eccetera, io vorrei dire un dettaglio del saggio della Maria Chiara Merlini. A volte questo saggio è pieno, veramente, non è soltanto un esempio di ricostruzione di un paesaggio medievale a partire da una cartografia della moderna, che già di per sé è un esempio importante, ma ogni tanto ci sono dei dettagli come questo, molto interessante, nel documento che te pubblica nel 1926, quando si decide di una certa definizione di eccezione, si parla che una certa cereale deve dovuto essere versato ad rectum starium de Certaldo, cioè 1226. Esisteva un'unità di misura locale di Certaldo, il che testimonia di uno sviluppo pieno di una società cittadina. Non è un fatto secondario casuale che si denomini un'unità di misura di miliardi di quel luogo, ecco, fa parte della. Questo è un dettaglio, un piccolo dettaglio, ma aggiunge, oltre al documento del 1171, un tassello importante alla storia di Certaldo. Chiedo scusa, approfittate, non c'è un sacco. Allora, prima di chiamare in causa Romanello Cantini, che è stato a lungo evocato, resterei un attimo su Certaldo, chiamando in causa invece Martina Dani, che credo sia in sala. Ah, ecco, sì, perché ci siamo a lungo scritti con Martina senza conoscerci personalmente, e il suo saggio è il suo saggio è molto interessante, viene da una tesi di laurea discussa presso l'Università di Siena, appunto fa ampio uso delle fonti orali, anche se lo leggerete questo saggio ne troverete pochi esempi, colpa anche nostra che l'abbiamo spinta a tagliare un po' le dimensioni, perché lei in realtà dispone di molte più testimonianze di quelle che sono riportate all'interno del saggio, e anche tutta una parte di discussione storica in senso stretto, cioè perché i marchigiani sono arrivati in Toscana a Certaldo così numerosi, no? Mi pare, se sbaglio mi corregga, che ce ne sono arrivati almeno 15.000 in tutta la Toscana nel secondo dopoguerra, 5.000 in provincia di Firenze, diverse centinaia, credo oltre 300 solo a Certaldo. E il motivo sta nelle condizioni differenziali di queste due regioni in quegli anni, negli anni 50 in particolare, cioè mentre nella Toscana si è attivato un processo di urbanizzazione, di industrializzazione molto precoce, e c'è stato quindi l'abbandono delle campagne da parte dei contadini, parallelamente diciamo a lotte per migliori condizioni mezzadrilli, nelle Marche questo non è accaduto e si sono trovati di fronte anzi a una situazione di frammentazione
della proprietà fondiaria che lasciava alle famiglie contadine dei poteri troppo piccoli con i quali non potevano vivere, e quindi c'è stato un quasi naturale spostamento verso la Toscana, dove i proprietari invece cercavano famiglie mezzadrilli, tra l'altro, come dire, con una tradizione meno abituata alle lotte, diciamo, no? Questo è uno degli aspetti che fossero, esatto, no? Che fossero in grado di prendere questi poteri. E allora c'è una duplice, diciamo, situazione di arrivo, cioè quelli che non dispongono di capitali e che sono disposti a fare i mezzadri, e quelli invece che cercano di comprare la terra, no? Sono due cose, quelle terre oggi pensate così preziose, no? Che allora in realtà si vendevano per poco o per nulla. Ci sono zone della Toscana, c'è una ricerca analoga per esempio su Pienza, sull'arrivo dei marchigiani, dove la memoria locale è quella di una sorta di grande nostalgia per i locali di aver perduto quelle terre che sono state vendute ai marchigiani e che i contadini di allora non avevano l'accortezza di acquistare, diciamo così, anche perché poi le posizioni politiche della Federterra erano in quel periodo quelle di, come dire, dover ottenere la terra per motivi politici piuttosto che comprarla. Quindi sono arrivati i marchigiani, l'hanno comprata, e questo ha cambiato proprio la struttura del luogo. Vabbè, non dico altro e lascio la parola a Martina, sottolineando l'importanza però del patrimonio di testimonianze e dei documenti orali, che se riesce a raccoglierlo, a metterlo in archivi, diventa poi utilizzabile anche da parte di altri, diventa un patrimonio di fonti che gli storici poi di generazioni successive potranno utilizzare. Se mi sentite anche senza microfono, io preferirei anche per la registrazione video. Va bene. Allora, sì, come diceva il professore, ci sono questi due tipi appunto di arrivi. Uno, i mezzadri che vengono per comprare il terreno, e quelli che invece vengono proprio a fare i mezzadri. C'è uno spostamento quindi da campagna a campagna. Quello che è interessante è che nella mobilità interna del secondo dopoguerra le migrazioni erano soprattutto da campagna a paese, da sud a nord, da est a ovest, e invece questa migrazione è un po' particolare perché si va appunto da campagna a campagna, e i marchigiani migrano non per diventare operai, ma per rimanere contadini e per preservare la famiglia mezzadrile dalla crisi morale, cioè quindi per rimanere contadini. Questa è una cosa molto interessante. Infatti voi di Certaldo sapete bene che ci sono proprio delle colonie marchigiane, per esempio Sciano, faccio l'esempio, o nei dintorni di Certaldo c'è San Benedetto, e Lignano, Pancole, sono tutte zone colonizzate dai marchigiani che hanno svuotato degli interi quartieri a Riva Franzone e Cossignano e anche altri paesi limitrofi, e si sono stabiliti come erano il quartiere marchigiano, si sono trasferiti a San Benedetto a Sciano, proprio ricreando la stessa situazione, anche perché questo poteva essere per loro una sicurezza in più. Si creava intorno tutta una rete di relazioni simili a quelle delle Marche, perché comunque il mezzadro, il sistema mezzadrile è un mondo abbastanza chiuso al fuori, e invece in questo modo, diciamo, sono riusciti a fare una emigrazione. Però io ho fatto questa ricerca perché è una ricerca molto personale, perché la mia famiglia ha origini marchigiane, la famiglia di mia mamma, i miei nonni materni lo sono, e quindi qui ci è riportata proprio in un caso specifico, ci è riportata proprio la loro storia di emigrazione, che sono le sorelle Mauroni. E la cosa interessante, anche per amore del genere, che è un'emigrazione dove la figura femminile è molto importante. Io non avrei potuto scrivere questa ricerca se non avessi parlato con le donne marchigiane, perché gli uomini hanno tutta una caratteristica di essere poco espressivi, diciamo così, però anche perché le donne sono protagoniste di questa emigrazione, sono il polo attrattivo
cioè spesso si riuniscono le sorelle e le famiglie delle sorelle, quindi questa è una cosa molto interessante. E visto che, come dicevano, è una ricerca orale, vorrei leggervi un piccolo estratto proprio della storia della mia famiglia, che inizia con Desolina, la sorella di mia nonna. Ora, se riesco a farlo con il microfono sono molto brava, non so se riesco a fare entrambe le cose, tenere il microfono, però ci provo. Allora, è la storia delle sorelle Mauloni. Questa la mia famiglia ha la particolarità di essere venuta qui a Mezzadria, in Toscana, sempre in cerca di una vita migliore, perché il contratto mezzadrile era molto più, diciamo, leggero. Anche il padrone è descritto quasi in maniera paternalistica in confronto all'orribile uomo che era il padrone invece marchigiano. Leggo. La storia di trasferimento delle sorelle Mauloni inizia con Desolina, che a 20 anni, appena sposata con Francesco, emigrò in Maremma. Noi ci si sposò e si venne subito quassù. Lui stava a Offida e io vicino a Castorano. Ci si sposò nel 1956 e si venne quassù. Nel 1956 la famiglia di Francesco, composta da padre, madre, 4 sorelle e un solo maschio con moglie, si è trasferita al comune di Offida nelle Marche, a quello di Guardistallo in Toscana. Furono richiamati dalla famiglia del cognato, marito di una 5ª sorella, e anche qui si capisce che sono le sorelle poco attrattivo, perché poi la famiglia Mezzadrile non espelle i maschi, ma espelle femmine, per quello la famiglia si sposta tutta, per cui poi gli attrattivi possono essere esclusivamente le donne. Quindi dice, una 5ª sorella, emigrata nel 1954 in Mezzadria per vendere Maremma. Al cognato, che aveva conoscenze fra le fattorie toscane, fu chiesto di trovare dei contadini marchigiani per un podere che si era liberato a Guardistallo. La famiglia di Francesco, che a Offida stava facendo una vita misera su un potere non fertile e piccolo, laggiù Francesco aveva la miseria, campava con l'ombra, era tutta nera, e che non ricavando il sostentamento dei campi, era costretto a lavorare per altri, si mostrò essere il candidato migliore. Il nuovo potere si mostrò subito deludente e, aspettandosi una vita migliore, trovarono invece maggiori difficoltà. Il terreno e le coltivazioni erano molto diverse da quelle delle Marche. Abituato a un paesaggio spoglio e tutto coltivato, dove il principale sostentamento veniva ricavato dalla coltivazione del grano e degli ortaggi, si trovarono su un terreno boscoso e poco adatto ai cereali, senza olivi né vigne, dove le loro competenze e conoscenze agricole avevano poca applicazione. Si videro così nuovamente in debito col padrone e in condizioni di miseria. La frustrazione e la delusione di non aver trovato ciò che cercavano li portò a organizzare una fuga. Io mi sono trovata male, male, male. Ho pianto per 2 anni perché là in Maremma non c'era né Dio né santi. Lontana dai genitori e trovare questo monte che io non conoscevo affatto. Là nelle Marche il bosco non c'era, lì era tutto bosco. Mala vita, ecco. Meno male, dopo 2 anni si venne quassù e ripresi un po' a vivere. Toccò scappare nascosto perché non si poteva nemmeno venire via. Si venne via contro tempo perché col padrone ci sarebbe debiti. La stalla la pigliava tutta lui, sicché non ci si perdeva niente. E allora si mise la chiave sotto l'uscio e si venne via, perché c'era la guardia lì con lui. Ma la guardia veniva a favore a noi, perché sapeva che non ci si viveva. È interessante notare anche che usano il toscano ormai. Sì. Nel 1957 Fabio, altro mezzato marchigiano, emigrò in Maremma e, amico di Francesco, si trasferì a Certaldo. Il fattore di una fattoria di San Donnino, rimasto sguarnito di contadini su un potere, chiese a Fabio di trovargli una famiglia di mezzadri marchigiani, quindi si ripropone sempre la stessa forma. Fu così che nel 1958 Desolina, Francesco, il loro primo figlio, genitore e una sorella, scapparono una notte da Guardistallo e si rifugiarono a San Donnino, nelle colline certaldesi. L'ambiente
era come nelle Marche, c'era l'uva, il fieno, le bestie, le stalle, le olivi, c'era ogni cosa, con la differenza di un terreno più ampio, più fertile, meno aspro e senza la presenza di un padrone opprimente. In Valdelsa la famiglia trovò ciò che si aspettava, una vita migliore e migliori condizioni. Desolina. Si fece la prima battitura a San Donnino, non sapeva nulla, neanche piatti, sapeva poco. Allora si andò a Vico, da Emme, e ci dette tutto quello che si voleva, piatti, bicchieri, biancheria, tutto, tutto. Tanto diceva, i marchigiani sono lavoratori, piano piano ce la fare, danno i soldi. Dopo 2 anni si era bello pareggiato e si mise un po' di soldi in banca e si comprò la lambretta. Ora, senti, ne racconto una, il padrone, da quanto era contento di noi, ci segnò a carrubare. Anche se gli si levava una parte, gli rimaneva più di quello che gli faceva quell'altro prima di noi. Francesco, cioè il marito, perché io l'ho intervistato insieme, era impossibile intervistare separatamente. No, ma non è che ci disse di rubare. Siccome il potere era impegnativo, io gli dicevo che non ce la facevo a lavorarlo tutto, allora lui mi diceva: ma guarda, se vieni qua c'è l'uva, il vino buono, tu lo metti in cantina, tu ci fai l'acquetta. Insomma, ce lo disse, ma ce lo c'avi. E ricominciare a vivere espresso sopra da Desolina non è sentito solo, quindi, per l'essere riusciti a stabilirsi in un potere più fruttuoso, ma anche per l'aver instaurato un rapporto paternalistico col padrone, che pur di averli con sé, indica loro come approfittarsi della sua ricchezza. Questo mecenate agricolo non esita neanche a fornire denaro ai suoi contadini, e visto quegli occhi del mezzadro marchigiano, il cui desiderio di capitale è sempre stato tenuto sotto scacco dalla classe dirigente del paese di origine, va ad assumere non più la connotazione di padrone usurpatore e schiavista, ma di un amico, quasi di un padre. La situazione era così favorevole che quando nel 1962 si liberò un altro potere della fattoria, quello limitrofo alla famiglia di Francesco, e secondo la solita condotta il padrone fece richiesta di contadini marchigiani, arrivarono altre 2 sorelle mauroni, Maria e Clementina, sposate a 2 fratelli, Giovanni e Mario. Le 2 sorelle vivevano da Pignano del Tronto, con i mariti, i genitori di loro e i 2 figli di Clementina e Mario. Il potere era molto piccolo, di proprietà di un impiegato e di sua moglie, descritti dai mezzadri come avidi, usurpatori e irrispettosi. Noi se era 8-9, loro erano in 2 e si vedevano la metà, e poi la facevano andare a male. Con il futuro arrivo del 9° componente della famiglia, il primo figlio di Maria Giovanni, il potere non avrebbe potuto sostenere il fabbisogno dei contadini, perché era uno strisciolino di terra e che poi non ci si poteva campare le persone. E sarebbe stato molto difficile per loro trovare un nuovo terreno da coltivare a Mezzadria nelle Marche, in quanto il padre di Mario e Giovanni aveva molestato svariate volte il padrone precedente. Era difficile trovare un nuovo potere, perché Pasquale, cioè il babbo, aveva picchiato il padrone di prima e saliva la diffida. La gente lo sapeva, non ce lo voleva dare il potere. Francesco arrivò quindi al momento giusto. Il padrone mi diede 10.000 lire, guarda se tu trovi con qualche marchigiano. E io gli portai Giovanni e Mario. Partirono Giovanni e Maria incinta e per i primi mesi lavoravano il potere da soli. C'era questo potere vuoto, ci saranno liberi noi 2 e si partì. E qui finisco. Perché qui alla fine insomma arriva tutta la famiglia tramite questo tipo di condotta, nel senso il padrone toscano richiede il contadino marchigiano e arrivano, quindi vedete che in questo caso coloro che arrivano sono le figure femminili. Se non ci sono domande particolari per Martina, io chiamerei Romanello. Posso allora fare una domanda? Un'aggiunta
quello che ha detto Martina, e poi voglio fare ancora una domanda a Romanello, quindi colgo l'occasione. Ma intanto io casualmente sono nato in Via Giugno, però poi ho avuto molto a che fare con la campagna dove abito tuttora. C'è un fenomeno che non l'ho visto presentato, però è molto raro, ma secondo me interessante, Martina, cioè i matrimoni tra marchigiani e toscani, che io ho visto raramente ma in un senso, cioè il toscano che non trovava più moglie, perché chi voleva fare il contadino toscano, ecco, l'unica persona di senso femminile che poteva avere come compagna al suo fianco a lavorare in terra era, ancora una volta, e qui mi allego a quello che ha detto Martina, la figura femminile che è al centro di questi tentativi interculturali dell'epoca. Invece però mi ha detto una cosa, tu qui sei ospite, sei castellano, cioè scritto benissimo la vicenda di Santa Verdiana. Ma siccome però sei esperto dell'intera Valdezza e anche dei fenomeni religiosi, quali analogie vedi e quali differenze tra Verdiana e Beata Giulia? Che non hai ovviamente trattato nel tuo saggio, ma qui stiamo cercando, e qualcosina potrai dire anche su questo, oltre alle cose che vorrai aggiungere su Santa Verdiana, d'accordo? Grazie. Farei prima di una cosa in generale, poi rispondo a mia via, adesso la sua domanda è una domanda da 5 milioni praticamente. Purtroppo mi dispiace dirlo, perché qui siete quasi tutti cittadini, ma di Santa, di Beata Giulia sappiamo pochissimo. Non sappiamo molto di Santa Verdiana, ma di Beata Giulia veramente le notizie sono molto poche. Comunque poi dirò qualche cosa che riguarda le due sante così vicine. Ma io mi trovo in difficoltà di aggiungere qualche cosa, perché il direttore Paolo ha detto tutto e più di quanto si doveva dire sul mio saggio, eccetera. Lo ringrazio dei complimenti che mi hanno fatto, tutte queste cose lì. E effettivamente è una disamina estremamente puntuale, attenta, esatta. Però io volevo fare una semplice osservazione a questo punto della motivazione che mi ha spinto a fare questo saggio, no? Ed è una considerazione, direi, di carattere generale, che riguarda un po' la mia storia, diciamo così, professionale, da un certo punto di vista, no? Cioè, tutto sommato, state attenti che vi parla un cattolico, perché se no da quello che dico uno potrebbe pensare poi chissà che cosa. Che la geografia, non la geografia, quando parlavo ai ragazzi e dicevo la geografia, metà capivano la geografia. Sono due materie tutte e due scomparse comunque, sia dall'insegnamento ufficiale. La geografia è un qualcosa che non ha progredito, che non ha progredito nel senso scientifico. Cioè, che è successo, insomma, negli ultimi 5 secoli, insomma, è successo, per fare un esempio, che l'alchimia è diventata la chimica, no? Che l'astrologia è diventata l'astronomia, cioè si è passati sempre più da un qualcosa che era così, una costruzione intellettuale più o meno verificabile, a un qualcosa che aveva il supposto di avere un minimo di scientificità. Questo non è avvenuto per la geografia, però oggi quando si raccontano i santi, si raccontano con la geologia, cioè con le vite dei santi. Le vite dei santi più o meno canoniche, qui su Santa Verdiana c'è una vita che è quella di Giacomini, che è data origine a tutto. Tutti quelli che scrivono non fanno altro che copiare Giacomini, poi c'è un loro personale, fantasie, eccetera, eccetera. Ora, fra l'altro, questo tipo di raccontare le sante, come diceva giustamente qui il nostro direttore, nascono dall'anima popolare in genere, e solo molto più tardi la Chiesa li cattura, specialmente quando si accorgono che hanno veramente un grande seguito. Questo fenomeno praticamente, quando viene raccolto dai chierici, cioè gli uomini di chiesa che scrivono i vite dei santi, perché fra l'altro se non sono loro lo sanno scrivere, insomma potrebbero scrivere gli altri anche se volessero, no? Tendono a fare due cose, cioè, e quindi a, come dire, a strizzare quella che è la varietà delle sante in un modello quasi unico, cioè a fare una sorta di grande omologazione intorno a quella che è la verità della Chiesa,
intorno a quelli che sono gli esempi dei santi che più si conoscono, a cui si cerca di rapportare anche nuovi santi, a cui sono abbastanza, diciamo così, divergenti da questo punto di vista, e soprattutto sono omologanti, cioè sono gente che cerca nella agiografia due cose. In genere sono predicatori, e quindi la predicazione, soprattutto nel Medioevo, ma anche dopo, si fa con gli esempi, facendo gli esempi. Gli esempi dei santi non servono a raccontare la loro storia, servono a fare delle storie edificanti per gli altri che mi ascoltano. Servono a omologarli, no? Ho detto, Santa Debiana si è cercato in tutti i modi di farla appartenere a un ordine religioso, addirittura a tutti gli ordini esistenti, francescani, domenicani, eccetera, tutte cose, no? Non era così, Santa Debiana era fuori di ogni ordine, però la Chiesa vedeva male e cercava. Questa operazione di omologazione e di cattura della varietà popolare di queste sante e di questi santi, per esempio, è il suo esempio massimo, che San Bonaventura, Paolo sa meglio di me, che a un certo punto cancella tutte le biografie di San Francesco che erano state scritte da chi addirittura l'aveva conosciuto, era stato insieme con lui per tutta la vita, e scrive una storia lui ufficiale di San Francesco, che è la storia che vuole la Chiesa praticamente, e lui che non ha mai praticamente conosciuto San Francesco, e questa è un po' l'idea generale, no? Allora, noi dobbiamo cominciare, perché ancora oggi, perfino i laici, secondo me sotto c'è addirittura un'operazione commerciale. Quando scrivono dei santi fanno agiografia, anche i laici, forse perché i committenti in genere sono enti ecclesiastici, forse perché sono enti pubblici, e in un mondo di globalizzazione c'è questo fatto strano per cui anche l'ente pubblico tende a non discreditare troppo il proprio santo locale, eccetera, a valorare le leggende più belle, più fantasiose, eccetera, eccetera, perché tutto fa comodo. Io ne ho voglia di dire, lo posso dire, tutto fa brodo nel momento in cui si cerca di attaccare nella società dei servizi, attirare gente nel proprio paese per tutte le varie cose con cui si va avanti oggi. Per cui è vero, c'è la storia con l'andisti, pausa a me, che dove con Cilento cercano un po' di ripulire, ma insomma una operazione a metà. Ecco, l'ispirazione è stata sostanzialmente questa, cioè vedere al di là della storia ufficiale, che però una sola, scritta due secoli dopo, Giacomini, quello che veramente si poteva storicamente. La storia, contrariamente a quello studente, non è una scienza, è un qualcosa che ha dei tassi di probabilità, ma non è una scienza esatta, come tutti sanno, no? Però sulla base praticamente della riflessione si poteva fare dei dati conosciuti, quale era veramente la storia di Santa Verdiana. E qui Paolo l'ha detto chiaramente, è una storia che fino al 400 vive soprattutto per la creazione popolare, anche contro la volontà della Chiesa, questo l'ho visto con diffidenze, ma tutti i santi, specialmente quelli che sono più popolari, praticamente vivono di questa continua creazione popolare, no? Per me l'idea di Santa Verdiana, e questo lo dico perché è la cosa più importante, è il fatto che intorno a Santa Verdiana ci sono le sante sorelle, quelle che si chiamavano sante sorelle, e sono stranamente una costellazione abbastanza ampia, però in uno spazio abbastanza ristretto, il Valdarno per intendersi, in cui la Lucchesia e la Valdelsa, e ci sono naturalmente Giovanna d'Assigna, c'è Cristiana a Santa Croce, c'è Diana Giuntini di Santa Maria a Monte, c'è, mettiamoci anche Beata Giulia Centardo, se vogliamo, tutte queste sante, la maggior parte sono successive a Santa Verdiana, ma successive di poco, erano così simili fra loro nella loro esperienza, nella loro vita, che addirittura nella tradizione popolare si pensava che fossero sorelle, anche se qualcuno ha vissuto un secolo dopo l'altro sostanzialmente. Queste sante hanno una caratteristica, con le due eccezioni, hanno una carriera di santità, per così dire, scandita sugli stessi termini: pastorella, serva in una casa per un ricco, cellare. Questi tre momenti
attraverso tutte queste sante che io ho qui ricordato, e del fatto quindi di pensare che l'idea che Santa Verdiana, contrariamente a Giacobini che non parla di Santa Verdiana Pastorella, sia veramente una storia vera, anche se naturalmente è difficile immaginare per la Chiesa ufficiale del tempo che una pastorella sia potuta sorgere, non siamo ancora all'undersi, alla santità. Quindi c'è questa creazione al basso che è importante da questo punto di vista. Ecco, da questo punto di vista, Santa Verdiana, certo, e Beata Lidia sono simili. Io non vorrei, no, ora azzardo, ma nelle creazioni popolari ci sono tanti agenti incredibili che agiscono, no? In fondo, diciamo con estrema franchezza, quando dico queste cose, io mi rendo perfettamente conto che la religione cattolica è fatta prima di tutto dal culto dei santi, in secondo luogo dal culto della Madonna, in terzo luogo dal culto di Gesù, in buon ultimo dal culto del Padre Eterno, perché diciamo così. Quindi guardate, non lo prendete un po', ma per farvi capire, ma è così. Quindi quando noi affrontiamo, no? Ora diceva, Cantini stasera ha fatto il luterano, eccetera, con i santi, eccetera. No, è così, si tratta di prendere atto di una realtà e di capire che quando parliamo di queste cose entriamo nel vivo della religione popolare, che crea appunto queste cose, ma proprio per questo, cioè, è importante, se non altro direi per cercare di portare il povero Padre Eterno perlomeno a secondo posto, se non altro. Sarebbe bene, ecco, fare anche per questo un po' di storia al posto della geografia, va bene? Scusatemi tanto. Grazie caro Manello, a me piacerebbe anche discutere un po' di questi temi, perché quando discutiamo con Romano Cantini viene sempre fuori Gramsci e in altre occasioni, e allora il problema lì è devozione popolare contrapposta a quella egemonica della Chiesa, o un mix fra le due fin dall'inizio, no? Perché questo punto è interessante, cioè il fatto è che anche le fonti su cui tu lavori per ricostruire quella prima devozione popolare sono fonti egemoniche, no? Sono fonti della Chiesa, quindi è difficile capire fino a che punto, per esempio, quella rappresentazione della prima fase della vita di Santa Verdiana come legata a un culto popolare e locale non sia a sua volta una costruzione, no? Poi di fonti colte successive. Quindi ecco, cioè, questa idea di un cattolicesimo popolare è sicuramente presente, ma si declina poi nei vari secoli in varie formazioni di compromesso rispetto alle posizioni ufficiali ed egemoniche, questo che rende anche tutto più interessante e complesso, diciamo, la vicenda. E la stessa agiografia, no? Poi fa parte di questa mescolanza di livelli. Va bene, ma ora non mi soffermo su questo, non so se ci sono altri autori in sala che non abbiamo. Ci sono certamente Franco Ciappi e Silvano Mori, se volete intervenire, anche forse per dire qualcosa dell'atteso lavoro successivo. Dov'è lui? No, brevemente. Allora, questa pergamena era interessante soprattutto perché portava alla luce una nuova testimonianza su questa diaspora di vetrai montaionesi e gambassini, soprattutto gambassini e montaionesi, perché sono i gambassini sono di più dei montagnolesi, specialmente su Firenze 80% sono gambassini e un 20% sono montagnolesi. Questo l'ha detto Retta Muzzi, quindi la fonte. Questa pergamena è interessante perché ad esempio non si conosceva questa emigrazione verso Ducato di Urbino,
è una novità. Noi conoscevamo ad esempio Gambassini o Montaionesi che sono andati ad Altare, ad esempio in Liguria, nel Veneto a Murano vanno a imparare soprattutto, poi ritornano in Valdezza. Sono a Milano, c'è il famoso Giovanni da Montaione studiato, è un vetraio importantissimo, ci sono ad Arezzo, Firenze c'è Beruccio soprattutto, poi anche a Pisa, Siena, Empoli, poi l'Emilia Romagna è piena di monopoli di vetrai valdezzani, a Ravenna, Bologna, Imola, Rimini e Ferrara, questi sono città abbastanza studiate, quindi nelle fonti locali sono venute fuori, chissà in quante altre parti. Sappiamo ad esempio a Napoli o anche a Palermo, addirittura questo Francesco di Domenico Livi Gambassino è un produttore di vetrate che lavora a Lubecca ad esempio, quindi questa pergamena ci è sembrata importante per testimoniare ulteriormente questa perché si afferma in tutta Italia e anche all'estero questa manodopera valdelsana, perché fino a un certo punto Murano non fa emigrare i propri vetrai, li tiene dentro, non vuole che chiede. Quindi naturalmente cosa succede? Essendo la Valdelsa conosciuta all'epoca come terra di produzione vetraria, sono richiesti e diventano famosi. Poi dal 500 in poi anche Murano lascia Venezia, lascia mano libera e chiaramente Murano non è la Valdezza e si vede anche oggi insomma. L'accordo ne ha parlato Paolo, ci sono queste clausole, sono dei frammenti, è un frammento perché non è tutta la pergamena, purtroppo a un certo punto è stata tagliata e la parte forse è anche più interessante perché la prima parte sono le richieste che fa Battista, cioè il bicchieraio fa a Battista, sarebbe stato interessante sapere cosa gli richiedevano. Poi vabbè, la seconda parte di questo saggio parla delle vicende di questa famiglia di bicchierai, chiaramente desunte soprattutto dagli estimi e dai catasti, perché catasti quattrocenteschi sono molto ricchi di informazioni, e anche da diverse contratti notarili, quelli che siamo riusciti a trovare, perché sicuramente ce ne sono altri, ma il notarile è un fondo talmente vasto che è difficile lavorarci. E appunto Lancillotto, pur la famiglia di Lancillotto, poi c'è una sorella che si chiama Ginevra, quindi c'è una sorella che si chiama Ginevra, quindi probabilmente il babbo Marruccio aveva letto i cavallereschi. Va bene, penso non ci sia altro da dire. Se Silvano vuol dire qualcosa, io sono sempre emozionato. Mi ha stimolato tantino, perché io sono castellano. Una riflessione, innanzitutto sono anche segretario di questa società, io stasera ho due volumi del numero di cui si è parlato, se qualcuno volesse diventare socio lo può acquistare, questo sono corrivano, no? E questo. Ho l'altra, è una riflessione che mi interessa legata al saggio di Cantini, proprio che sono castellano anch'io, e certe volte, vista la mia passione, sono sotto lavori, ma la ricerca storica sulla documentazione, il dilemma tra documentazione storica e la geografia quando si affronta il problema della santità. E qual è il problema? Tra l'altro vi annuncio che ogni volta che studia questi santi
si confondono, si rischia di confondere tra racconti agiografici e storici. Vi preannuncio tra l'altro un santo Jacopo Guidi a Certaldo, presto arriverà un libro, una pubblicazione di un amico di Jacopo Paganelli, che affronta il discorso del personaggio, un po' stimolato anche da me, perché mi sono accorto che su questi Guidi c'era delle fonti storiche reali. Dico questo per dirvi, tra l'altro anche su Giulia, su Santa Giulia, arriverà un saggio o un libro in cui si cercherà di studiare anche le fonti storiche. E venga Santa Verdiana, io che per anni, il dibattito spesso lo fa Pomantini, ma per anni ho cercato qualche cosa su Santa Verdiana. Allora, accennava Cantini della geografia del primo scritto del 400 del Giacomini, c'è quell'avanti, l'ha anche detto anche del 300, che è una filologia alla Reccardiana, credo, è il primo scritto di questo monaco Indignus di due paginette, eccetera, eccetera. Qui tutto è partito. Di tutto però, almeno io che ho cercato Santa Verdiana, il primo documento notarile, perché infatti oggi bisogna vedere, analizzare anche la veridicità di certi documenti, Santa Verdiana è un lascito del 1000, allora, Santa Verdiana dovrebbe essere morta intorno al 1240, 1230, a seconda appunto di questi racconti geografici. Però, dico subito, non c'è un atto trovatorio, anche perché le documentazioni di Ester Fiorentino sono ormai, non c'è niente, ma comunque il primo atto è un lascito del 1301, quindi già una sessantina di anni dopo, in cui si lascia praticamente alcune lire per la lampada che arda davanti al corpo dell'Ecclesia Sante Verdiano. Quindi un culto sante in senso lato, un culto iniziato. È il primo documento che si sa di questa donna. Allora, voglio dire, lo stimolo è quello di capire sempre, cioè, all'origine, no? Il perché, e mi rifò anche al saggio di questo beato Jacopo, che era un camaldolese e che, si capisce, io l'ho un po' letto, il culto patro camaldolese. A Castel Fiorentino, è un'ipotesi, ma lo voglio dire, perché c'è questa reclusa che è l'immaginario del castello, non so se conosci Castel Fiorentino, questo chiesone dei francescani che arriva a due passi, già oggi la chiesa prima, nel 1240 la chiesa era più piccolina, ma già nel 1280 inizia la costruzione di questa chiesa, che in rapporto alla popolazione, se la vedete, è abbastanza grossa. Penso che un culto paesano sia attivato dal clero che è alla pieve. Però, ripeto, la documentazione storica non c'è, quindi bisogna sempre rifarsi a temi a geografici, mentre è sempre scarsa, mi pare, a mio modesto avviso, la documentazione su questi santi. Mi verrebbe da pensare, pensando alla Giulia, che essendo lì in convento agostiniano, capire quanto gli agostiniani hanno giocato sul tema, ecco, come sono ipotesi, come da me penso, non so, Cantini se mi dà ragione, sia stato il prezzi secolari. Che la beata cristiana sono agostiniani, è stata piaciuta sul tema. È uno stimolo di ricerca. Prego. Su Giulia, allora, gli agostiniani arrivano dopo, gli agostiniani fanno loro Giulia, ok? Quindi loro, gli agostiniani arrivano nel 1401, loro faranno propria Giulia, però c'è un qualcosa che non torna neanche con gli agostiniani, nel senso che ci sarà una forte, diciamo, promozione del culto di Giulia, secondo me dalla seconda metà del 400 in poi, perché nel 1438, gli agostiniani ci sono già, c'è un estimo, gli agostiniani sono già a Certaldo, quindi sono già su,
c'è una, appunto, un estio dove gli agostiniani elencano in maniera molto dettagliata tutte le loro gravezze e quindi citano le spese che hanno dovuto sostenere per le varie festività. Ricordano tutte le feste che si celebrano in onore dei vari santi venerati dentro la Chiesa canonica. Non c'è, non è menzionata una spesa riguardante la festa celebrata per Beata Giulia, cioè non si nomina. Però qualche anno dopo, qualche anno dopo sì, ma non ancora, ma non ancora nel 1438. Esatto, esatto, però ancora dice che è una festa popolare mentre la Chiesa non si riconosce. Però ancora non, cioè, mi ha colpito perché è molto dettagliato l'elenco delle spese per le varie feste. Pochi anni dopo. Sì, sì, però ecco, arriva abbastanza tardi. Comunque gli agostiniani la fanno loro. Cioè, loro si appropriano di un culto che nasce prima del loro arrivo e fa loro comodo. Perché lì entra in gioco l'istituzione religiosa. Non solo le istituzioni. Sabina, vuoi... Proprio due parole perché non mi è piaciuto molto l'intervento di Romanello Cantini che ha messo in evidenza proprio dei topos tipici della santità medievale, specialmente di alcune cellane. Non solo il fatto di essere delle famole, delle serve, no? Il fatto di essere poi inglobate da qualche ordine per Giulia, c'è una mostra ora dal suo Palazzo Pretorio aperta fino al 9 di gennaio che appunto fa un po' il quadro su questa figura e naturalmente viene inglobata dagli agostiniani che la fanno loro e documenti ce ne sono proprio a partire dalla metà del 400 in cui è attestata proprio l'arrivo degli agostiniani di Santo Spirito per festeggiare degnamente la Beata Giulia, quindi ci sono. È però nel 600 e poi c'è veramente l'apoteosi, diciamo così, la volontà di inglobare il culto della Beata Giulia e di farlo proprio. Anche se io ho trovato anche altri ordini che hanno cercato di farla propria, i Vallombrosani, ma sono stati talmente deboli che non sono Santa riusciti. Santa Verdiana appartiene a tutti gli ordini, se tu sì, sì, assolutamente. L'hanno fatta propria. Esatto. E altra cosa, e poi chiudo perché è proprio un micro intervento il mio, altra cosa è quella delle famiglie di grande importanza, di alto lignaggio che hanno inglobato queste figure. Beata Giulia appunto poi viene inglobata dalla famiglia dei Dell'Arena, tant'è che nella causa di beatificazione a un certo momento viene interpellato un Dell'Arena, no, e gli si chiede ma ripercorrendo tutta la vostra genealogia si riesce a capire, diciamo così, l'origine di Giulia e loro a malincuore sono costretti a dire forse non abbiamo più i documenti e non riusciamo a trovarli proprio perché le famiglie, no, avevano questo, diciamo, questa pretesa, quella di avere un santo, una figura, diciamo così, un eroe della santità o in questo caso un'eroina della santità nelle loro fila. Però proprio alcuni topos ricorrono tantissimo, Santa Fina, Santa Verdiana, Beata Giulia, no? Il fatto come muoiono, no? E via dicendo, sono elementi ricorrenti. Grazie. Come sempre i dibattiti accesi arrivano alla fine quando non c'è più tempo. Ci sono altri interventi o domande? Se non è così io darei la parola di nuovo al professor Cammarosano per una chiusura di questo vario e mi pare molto interessante dibattito. Grazie Fabio, grazie a tutti. Allora, poco fa avevamo una riunione della Società Valdelsa dove abbiamo parlato di possibili convegni che faremo negli anni futuri. Faremo questo convegno sull'evoluzione della produzione dell'artigianato medievale alla fabbrica moderna e penseremo di fare almeno ogni due anni un convegno della società e io ho detto che faremo alternatamente convegni di storia economica e sociale, è pensabile, che convegni di storia della cultura in senso lato. E fra i vari elementi, come dire,
suscettibili di convegni, certo, un grande momento è proprio il problema della santità, perché la Valdenza, le sue cittadine, offrono una gamma, no, di situazioni, di conoscenze, di esperienze molto larghe e molto interessante. Io penso ad esempio alla vicenda collegiana, che comincia con un santo che subito è oggetto di venerazione popolare, e che è Alberto, no? Che è un santo benefattore della comunità, è uno che protegge le acque, i ponti, che fa delle opere di esorcismo. E il culto è molto precoce, molto veloce, si fa una festa di Sant'Alberto subito, poco dopo la morte del buon uomo. Poi passa un giorno, passa l'altro, i collegiani crescono e spirano a avere un attimo una città più importante, avere un vescovo, a farsi diocesi, e a quel punto si capisce che devono trovarsi, come dire, una santità un po' più tosta, per così dire, e quindi pescano una persona che è stata addirittura vicino a San Pietro, che ne ha tolto, ne ha preso alcune cose e così via. Questo è un percorso tipico dell'adeguamento di un culto di santità a, diciamo, una cittadina, a una popolazione. A una popolazione non userei più il termine religione popolare. È un termine ambiguo. Mia nonna, che era una brava insegnante di scuola, era una persona colta, credeva nella resurrezione della carne, queste cose qua, era religione popolare. Non mi pare, conosco tante persone colte, dotte, anche professori universitari che credono a queste cose. Allora, non esiste, secondo me, o almeno è molto fuorviante, l'idea di una religione popolare e una religione invece colta, no, eletta, eccetera. Secondo me è molto fuorviante questo tema. Si tratta di vedere di volta in volta qual è stato il tipo di culto e di religione, l'uso che ne è stato fatto, il pubblico, diciamo la platea che si è appoggiata a questa religione e così via. E questo, noi abbiamo in questa zona tutte le carte per farlo, perché ogni cittadina ha avuto il suo culto e ogni santo ha avuto una sua evoluzione specifica e particolare, ognuno ha avuto il suo deposito, per così dire, iconografico e così via. E questo possiamo farlo naturalmente con lo spirito laico, non intellettuale, che presiede a tutti noi. Romanello ha fatto una sua vaga professione di fede luterana, secondo me, fino a uno scivolamento, io sono uno, come dire, un pochino tiepido, nel meno che si possa dire, insomma questo non vuol dire niente, insomma, rispetto a tutti quanti, ecco, chiedo scusa di questa, non lo faccio outing, non lo faccio mai, va bene, ecco, la mia povera nonna un giorno, ero su 40 anni, mi disse: Paolo, hai ricevuto la benedizione urbi et orbi? Io sono stato preso un po' contropiede e la nonna disse: Paolo, non mi starei mica diventando un po' miscredente. Mi dispiace aver dato questo dolore a questa signora che ricordo io per la seconda volta. Allora, vabbè, con questa nota scherzosa voglio concludere e ringraziare tutti. Devo dire che sono molto contento di essere in questa zona. Io, uomo del Cilento, lontano da qui e così, però mi sono sempre trovato molto bene qui. Mi sembra che questa rivista, devo dire, finisco con questa nota autologia non diventa della rivista, no, mi sembra che sia una bella rivista. E vi ringrazio.